Beni, D'Ambrosio, Casellato, Bellanova, Micillo, Nesci in arrivo, Nuti in arrivo. Poi chiudiamo. Ha votato Nuti perché da... non vedo da qua. Onorevole Nuti ha votato? Ok. Chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.96 Paglia che chiede di intervenire a 1 minuto come al solito. No, era per finire il ragionamento di prima. E per dire che appunto non ho capito il motivo per cui il governo non abbia voluto nemmeno prendere in considerazione questa via, appunto quella di un warrant call, anche sulle azioni che avrebbe semplicemente consentito di restituire ad azionisti e obbligazionisti non un titolo di proprietà immediato, ma quantomeno una speranza di poter un domani recuperare una parte o di più del valore perso solo a condizione che il mercato rispetto a quegli istituti di credito si fosse ripreso. Si poteva anche fissare una call molto alta, persino irrealistica se vogliamo, cioè una cosa molto ottimistica che potesse scattare solo a condizione che quelle banche, però voi immaginatevi quale sarà il senso di presa in giro che avranno questi investitori o risparmiatori, visto che adesso tutti abbiamo imparato la differenza, quando un domani dovessero vedere la nuova Banca delle Marche, la nuova Cassa di Ferrara ottenere grandi risultati dopo esserne stati espropriati. Questo è un dato assolutamente ingiusto. Le azioni possono anche calare allo 0,0, ma essere completamente Grazie. azzerate è un punto, diciamo, che non ha a che fare col Grazie, mercato. onorevole Paglia. 1.96 Paglia, parere contrario, Commissione, Governo e favorevole dei relatori di minoranza. Aperta la votazione, scusate. Siamo sani. Monchiero, Monchiero ancora non riesce, ok. Vignali, Misuraca, è chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.97 Brunetta, onorevole chiudo, prego. Grazie Presidente. Brevemente, ma per segnalare